Premessa d'obbligo, esprimere giudizi perentori o definitivi in questo momento non diciamo che sia vietato, perché dare un parere è concesso a tutti, ci mancherebbe, quantomeno inopportuno, però beh, questo sì. E allora diciamo che alti e bassi in una squadra rifatta ex novo sono assolutamente normali, perché a Terni il passo indietro sul piano del gioco e dell'atteggiamento è stato evidente, nello stesso tempo tuttavia prezioso il risultato ottenuto, arrivato dopo un avvio che sembrava promettente ed una reazione al gol degli Umbri assai confortante. Nel mezzo però qualcosa non ha funzionato. L'analisi di Flavio Lazzari. Loro, come la maggior parte delle squadre di questo campionato, fanno dell'intensità e della seconda palla il loro credo, e abbiamo avuto qualche difficoltà di troppo. Siamo andati un po' in affanno nella parte centrale, compreso quando abbiamo preso gol. Ho visto un Pescara in difficoltà. Poi, come hai detto giustamente tu, c'è stata subito la reazione, che secondo me quello è uno degli aspetti positivi da trovare in una squadra, perché comunque c'è stato lo spirito di gruppo, di andare a recuperare un risultato. E il secondo tempo abbiamo tenuto il possesso palla e ci siamo resi un pochino più pericolosi di loro, quindi un buon punto e dobbiamo continuare così. Si parlava inizialmente di alti e bassi, assolutamente comprensibili in una squadra quasi totalmente rinnovata. Alti e bassi dunque normali anche nel rendimento dei singoli. Per esempio Lazzari, al rientro dalla squalifica e al debutto in campionato, a Terni ha stentato, un po' avulso dal gioco, l'ex Novara, che nasce esterno d'attacco ma è assolutamente utile anche da interno di centrocampo, mezzala che dir si voglia. E sull'eventuale scelta il calciatore romano non ha proprio alcun dubbio. Mezzala so più che bene, mi piace come ruolo soprattutto, e con il mister c'è un'impostazione completamente diversa da quella che è una mezzala vecchio stampo. Il ruolo che ci cuce addosso il mister per noi mezzali è un ruolo dispendioso sicuramente, però è anche ricco di soddisfazioni, perché non è una mezzala difensiva, anzi è uno dei punti forti, insomma, dell'attacco. E ci dice sempre di seguire l'azione, partecipiamo molto al gioco, quindi siamo nel vivo dell'azione, e questa è sicuramente una cosa che a me fa molto piacere.